Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione 21.05. Siamo quasi in linea, si parlerà anche stasera di politica durante le due ore in cui starete con noi. Lo faremo con i quattro ospiti che vi vado subito a presentare. C'è con noi il consigliere Giuseppe Ripeldino, buonasera. Buonasera a voi e a tutta la mia cittadinanza, grazie. Il capogruppo del Partito Democratico Enzo Sica, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a voi. Anna Triglia di Forza Italia, buonasera. Buonasera. E Francesco Carità del gruppo Il Domani. Buonasera e buonasera al telespettatore. Vi ricordo che anche stasera potrete intervenire, interagire con noi da casa. Per farlo dovete chiamare lo 0922 80 38 77 oppure mandare un sms con la vostra domanda al 388 62 12622. Seguiteci anche in diretta streaming sul nostro sito internet www.licatanuovatv.it alla sezione diretta o nella nostra pagina Facebook Licata Nuova TV canale 10, dove troverete il link allo streaming. Inoltre vi ricordiamo che da domani sera potete rivedere questa puntata sui nostri canali Vimeo, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e Google+, oltre alla replica che andrà in onda sabato alle ore 21. Questi erano i dati informativi per seguirci. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Lo facciamo, naturalmente parlando di politica, visto la natura dei nostri quattro ospiti, e lo facciamo con una panoramica iniziale su quella che è la situazione che da qui a breve ci proietterà verso le elezioni amministrative in programma a maggio, quando i licatesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e per eleggere il nuovo sindaco. Via la scheda. Il tempo della politica sta stringendo e a breve sono attese le ufficializzazioni delle alleanze e di altre candidature sia alla carica di primo cittadino che alla composizione delle liste da cui usciranno i prossimi 30 consiglieri comunali. Attivissima è la segreteria del Partito Democratico, come si ricorderà la sede di Via Smara nelle scorse settimane ha proposto con chiarezza un nome, quello di Tiziana Lesci, attuale consigliere comunale, attorno al quale il PD si riconosce. Negli ultimi giorni si sono intensificate le interlocuzioni con gli altri partiti, in particolare il Megafono, o quel che resta del partito del governatore Crocetta e col nuovo centrodestra. Si cerca l'amalgama giusto e, come ci ha confermato lo stesso segretario Massimo Ingiaimo, è verosimile pensare che la prossima settimana si terrà una riunione collettiva e un'assemblea di partito per prendere una decisione che ci trovi tutti d'accordo. Sabato pomeriggio, inoltre, nella sede del Megafono di Via Barrile, si è tenuto un summit a cui ha partecipato anche la vicepresidente della regione, Mariella Lobello. Più delineate sono invece le situazioni che riguardano le candidature dell'ex sindaco Angelo Biondi e di Giuseppe Ripellino. Entrambi sono già in piena campagna elettorale, con Ripellino che ha annunciato la formazione di quattro liste a sostegno della propria candidatura. Annunciata e mai smentita rimane la candidatura di Angelo Bennici del nuovo centrodestra. Chi non ha ancora sciolto le riserve, ma lo farà verosimilmente a breve, è invece il gruppo dell'ex amministrazione. Da più parti viene indicato l'ex vice sindaco Angelo Cambiano come il più accreditato candidato dei gruppi Noi, Forza Italia e Insieme per Licata, ma finora non c'è stato nessun outing. Nella settimana appena trascorsa abbiamo invece verificato e appurato che sia il Movimento Noi con Salvini che il Movimento 5 Stelle proporranno un proprio candidato indipendente a testa. A questo quadro va aggiunta la nascita di un movimento composto interamente da giovani, il FAI, che proporrà un candidato al Consiglio Comunale. Su questa stessa scia, nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata la nascita di un altro movimento giovanile formato a larga maggioranza da donne. Questo è il punto settimanale che la nostra redazione fa nel proprio telegiornale in onda ogni giorno su come cambia il quadro, lo scenario politico durante ogni settimana. Lo faremo da qui fino alle prossime elezioni di maggio, stringendo i termini, soltanto due i candidati ufficiali ad oggi in corsa. Uno ce lo abbiamo qui in studio, allora apriamo subito questa parentesi. Pino Ripellino, il perché di questo impegno in politica? Guardi, questo impegno alla carica di no, l'impegno. Guardi, ho fatto questa scelta molto pensata e molto meditata, perché dopo 22 anni che faccio il consigliere comunale ho ricoperto tutte le cariche possibili che ci sono all'interno del consiglio comunale. Non ho mai avuto una carica amministrativa, diciamo, come assessore o come altra cosa. Sono stato sempre, sappiamo, il consigliere presidente comunale. Consiglio. Si presenta il consiglio capogruppo, tutte le cariche che ci sono state all'interno del civico consenso li ho ricoperte e penso di averle ricoperte con dignità e con modo di spirito nei confronti del bene della nostra città. Dico, l'ascesa dopo. Vedendo com'è la situazione attuale delicata, dico, dopo aver sofferto
perché molte persone mi spingevano a fare questo passaggio, io parlo da più di 6-7 mesi che c'era questa meditazione, poi ho sciolto le riserve quando capì che sono una delle pochissime persone che capiscono, conoscono il palazzo, conoscono quali sono i bilanci, conoscono il personale, conoscono pure gli scarafaggi che camminano dentro al comune. Dico, per questo mi ha dato quello spirito di questa mia scesa in campo poi nella mia candidatura a sindaco, perché dopo tutto capisco che da qualche periodo a questa parte la nostra città, e maggiormente perché poi si riflette nel nostro comune, c'è un'area molto, molto pesante, sia nel personale, c'è un'area molto avvelenita. Io ho questo, siccome è nella mia indole di essere un moderato, dico, vediamo se posso far ritornare l'Alicata a far svelenire quel tipo di veleno, a portare un po' di serenità, tranquillità a questo sia nel palazzo di città che anche sia nella nostra città. Uno non è che vorrebbe fare castelli o opere. Io con semplicità quello che poi uno può dare il suo massimo contributo per la città, dopotutto io penso di averlo dato in questi anni, quello, e quindi ci saranno altri momenti quando scenderemo in campo a dire quello che nell'arco di questi lunghi anni ho fatto in Consiglio Comunale, prendendomi responsabilità anche che non erano del Consiglio Comunale. La interrompo, naturalmente avremo modo di continuare queste argomentazioni. Enzo Sica, non è ancora definita invece la situazione in casa del Partito Democratico, lo abbiamo visto nella seconda puntata di questa trasmissione con il segretario Massimo Ingiaimo, lo abbiamo visto nella quarta con Tiziana Lesci presente, il segretario era uscito di fatto con un nome, quello di Tiziana, che è stato portato avanti in queste settimane, in questi mesi, sabato l'ultimo passaggio con un nuovo incontro con il megafono, o meglio con quello che rimane all'Icata, del megafono, alla presenza della vicepresidente della regione Mariella Lobello, stringendo la sintesi, non c'è ancora un nome, si sta cercando ancora l'interlocuzione giusta. Sulla candidatura Tiziana Lesci, lo ha specificato lei stesso, come l'ho specificato anche il nostro segretario Massimo Ingiaimo, è una candidatura, una disponibilità e una candidatura al servizio sia del partito sia della costituenda formazione, alleanza naturalmente, che vedrà il Partito Democratico e altre forze politiche assieme in questa tornata elettorale. Vi sono state diverse interlocuzioni con diverse forze politiche, con alcuni l'interlocuzione è più naturale, con altri un pochettino più distanti, con alcuni siamo più vicini, con alcuni siamo più distanti, però il metro che noi utilizziamo ovviamente nelle valutazioni sono in particolare gli interessi della città. Quindi quando si discute sugli interessi esclusivi della città e quindi sulle tematiche fondamentali della città, noi ci siamo e su quello noi cercheremo di costruire l'alleanza. Oggi Tiziana è la nostra candidata e andremo avanti con la sua candidatura. Se dovessero esserci delle situazioni diverse che eventualmente necessiterebbero di ulteriori valutazioni, noi partiamo sempre dalla nostra candidata Tiziana Lesci, ma valuteremo poi di volta in volta tutti assieme in modo unito la scelta migliore. Vi ho un'interlocuzione, ovviamente, dico, parliamo in casa, col megafono e con tutte le forze a loro vicino, e con loro vi sono ovviamente dei punti di incontro, dei punti di lavoro e di convergenza. Dicevo, lo dico in una battuta, gli interessi della città. Noi abbiamo diverse tematiche che ci occupano e ci hanno occupato in questo periodo e ci occupano giornalmente. Fra le più sentite della città ricordiamo la problematica dell'acqua pubblica, ricordiamo la problematica della tassazione, ma anche quello del settore produttivo, dell'agricoltura e della pesca, bene artigianato e quant'altro. Finché noi ragioniamo su questi temi, ci siamo e ci saremo con tutti coloro che li vogliono affrontare. Chi invece ragiona di poltrono o di altro, ovviamente non ci troveranno e che noi metteremo alla porta.
Il discorso che si è fatto con il Partito Democratico copia in capo si è fatto anche con il candidato dell'ex amministrazione. Il capogruppo di Forza Italia, Carmelo Sambito, è stato presente nella seconda puntata, Angelo Cambiano nella quarta. Angelo Cambiano è il nome che da più parti, da più tempo, viene ormai sponsorizzato come il prossimo candidato di questa cordata. Non c'è ancora però l'ufficializzazione e non pensiamo che ci sia neanche stasera. Natrigia, no, sicuramente no, perché sicuramente Angelo Cambiano è la persona più indicata per noi, e ancora ovviamente non ci sarà l'ufficialità perché sarà il gruppo tutti insieme a stabilire. E da premettere che Angelo Cambiano in ogni caso ha dimostrato nei 6 mesi sia come vice sindaco che i restanti 6 mesi con facente funzione sindaco ha saputo dimostrare, insomma, che ha tutte le capacità per poter fare questo ruolo. Anche per noi il nostro obiettivo è quello ovviamente di portare avanti la continuità. La città ha visto quello che è successo in pochissimo, nonostante le condizioni che si sono trovati nell'insediamento dell'amministrazione Balsamo. Quindi ovviamente per noi oggi la cosa fondamentale è il bene della nostra città, perché abbiamo potuto sperimentare che con la nostra macchina amministrativa, con i nostri dipendenti comunali, la nostra città sicuramente può rinascere. Francesco Carità, la lista del domani, di fatto invece ha deciso di andare da solo, qual è la vostra situazione attuale? Anche per voi ci sono naturalmente delle interlocuzioni con vari gruppi aperti. Sì, allora, innanzitutto diciamo che sul concetto di correre in campagna elettorale per perseguire il bene comune, e gli interessi della collettività. Penso che siamo tutti d'accordo qua. Ritengo dentro. che sia diciamo un fatto comune, e per cui è inutile ripetere queste cose. Noi come gruppo Il Domani non è vero che abbiamo deciso di correre da soli, perché abbiamo deciso di invertire il modo di concepire il ruolo del sindaco applicata. Noi abbiamo deciso che prima bisogna aggregare, e ritengo che oggi siamo il gruppo che più di ogni altro ha aggregato, tant'è che sostanzialmente ci troviamo in una formale coalizione composta dal gruppo Il Domani, a cui hanno aderito anche altri due gruppi, per intenderci gruppi che comunque concorreranno sotto un simbolo di lista civica e che fanno riferimento all'ex presidente e vicepresidente del Megafono. Infatti hai detto bene quello che resta del Megafono. Sì, nonché la scissione l'abbiamo vissuta. Per cui. Al gruppo dell'ex UDC, che fa riferimento al dottore Falzone. Sì. Quindi diciamo questo elemento aggregante che ovviamente non è da escludere che possa ulteriormente ripetersi e quindi ampliare questa coalizione, viene visto appunto come la base di partenza da cui poi trovare una sintesi, e quindi quella persona che possa essere e che possa rappresentare l'equilibrio, che possa rappresentare ovviamente la persona che più di ogni altra possa rivestire il ruolo di sindaco. Sia che questi, un nome circola sia già. Che questi ti interrompo, sia che sì. Questi sia un candidato attualmente diciamo che ha proposto la sua candidatura, sia che questi sia espressione ovviamente della società civile o comunque sia la sintesi democratica di questa coalizione. Lei mi dirà di no, il nome io lo faccio, circola da un po' di tempo, è quello del dottore Galanti, se ne parla in varie parti della città, se ne parla in maniera abbastanza spedita. Lei naturalmente mi dirà. Dico, a me farebbe piacere che fosse Galanti, perché è una persona stimabile e sicuramente sfido chiunque a parlare male del dottore Galanti, ma ti devo deludere, perché attualmente non c'è nessun nome, perché se noi prendiamo in considerazione tutte le voci che circolano e i nomi che circolano, potremmo fare un elenco sia per quanto riguarda la nostra coalizione sia per quanto riguarda le altre coalizioni, e non mi sembra giusto fare dei nomi prima che chiunque esso sia, che
voglia affrontare questo duro compito. Infatti tutti i candidati a sindaco per me sono delle persone da stimare, perché sono dei coraggiosi, perché è un compito molto, molto difficile. E l'unico motivo per cui Alicata si possa pensare di candidare è quello appunto di cercare di trovare una soluzione ai problemi che affliggono la città, perché altre motivazioni ritengo che non ce ne siano. Abbiamo capito che nomi anche questa sera non ne usciranno, a parte quello di Piero Ripellino, che l'ha ufficializzato già da tempo e ha detto di essere in campagna elettorale. Chiudiamo questa parentesi sull'Alicata, mi sembra doveroso aprirne un'altra spostandoci di pochi chilometri, di una cinquantina ad Agrigento, per affrontare insieme a voi quattro anche questo tema che non ci tocca da vicino, però è naturalmente una questione che ha assunto una rilevanza talmente importante anche a livello nazionale, ne hanno parlato tutti i network, o meglio i network più importanti a livello nazionale. Piero Ripellino, caso commissioni ad Agrigento, è stata definita come mala politica da più parti. Guardi, io da tanti anni, come ho detto poco fa, da qualche decennio a questa parte, dove ho avuto l'onore di essere rappresentato nel Consiglio Comunale, Alicata proprio non possiamo parlare né del caso Agrigento, perché il gettone di presente Alicata è intorno a 30 euro. 30 euro e 20 euro, lordi. Togliamoci la testa e così via, neanche per andare, manca i soldi per andarci a prendere un caffè. Quindi questo i guadagni di ognuno di voi sono già stati pubblicati emittente possiamo dire che noi questo proprio è tutto alla luce del sole. Proprio da qualche decennio a questa parte, tutti i consigli comunali che si sono succeduti, possiamo dire che non c'è stato ed è impossibile fare l'esperienza di Agrigento. 30.000 euro per il Consiglio Comunale nel 2014 è una cifra assolutamente normale, anche un po' bassa, soprattutto sui network. Ti volevo dire che Alicante giustamente è una città, posso parlare del 1998, quando fui eletto come Presidente del Consiglio, allora entrò dopo due anni l'indennità di carica. E allora si prendeva intorno a un milione di lire come Presidente del Consiglio, e il gettone di Presidente che era intorno a 50.000 lire a seduta ai tempi. Poi l'evoluzione, e dico che allora in quel Consiglio Comunale che io ho avuto l'onore di presiedere c'era pure la legge ti dava delle scelte dove tu potevi andare a prendere, il Consiglio Comunale poteva andare a prendere un terzo su votazione, su delibera, un terzo di quanto prendeva allora il sindaco, che un terzo su una somma, sì. Si prendeva 3 milioni e mezzo, 4 milioni, non mi ricordo bene. Quindi il Consiglio Comunale ha fatto la scelta di restare con il gettone di presenza, e quella scelta è stata azzeccata, perché oggi non possiamo parlare del caso Agrigento anche nel caso Alicata, perché... Ma dopo tutto dico che Alicatesi siamo stati il consigliere comunale, e lo devo dire con orgoglio, siamo state quelle persone che abbiamo fatto notte e giorno solo esclusivamente nell'interesse, siamo state diatribe tra politiche, questo sa, però ognuno rimane sulle proprie posizioni. Però ti dico con esperienza che molte volte, ora non lo facciamo più, ma la sera quando si finiva all'una di notte, alle due notte, ci andavamo a mangiare qualche pizza, quindi quelle piccole somme ce ne aggiungiamo qualche altra somma per andare anche a fare l'aspetto fisiologico. Io sono contento, perché il caso Agrigento non ci tocca e quindi non sono cose loro, perché certo. è giusto che la magistratura, la Corte dei Conti stia facendo quello che doveva fare forse qualche anno addietro, perché non è concepibile che si fanno tre commissioni all'arco di un giorno e poi non si sa, questo è il rispetto, è mancanza di rispetto a quelle persone che hanno eletto, perché quando uno viene eletto viene demandato a portare avanti quelle che sono le tematiche dei cittadini che votano a questi consiglieri comunali. Enzo Sica, Agrigento è scesa in piazza per manifestare contro questo tipo di politica, poi naturalmente inevitabili sono arrivate le dimissioni da parte di tutto il civico consesso agrigentino. Come detto, la situazione che è stata ripresa anche dai network nazionali, Agrigento non ci ha fatto una bella figura. Agrigento non ci ha fatto per nulla una bella figura. Sono quei casi che giustificano l'allontanamento dei cittadini dalla politica. Quando un cittadino vede, a maggior ragione chi ha delle difficoltà economiche,
vede quel tipo di comportamento ha motivo e giustificazione di imprecare contro la politica e di allontanarsi dalla stessa. Fortunatamente Licata, ma come tantissimi altri comuni, non hanno questo problema. Io non ho i dati precisi, i numeri precisi delle nostre commissioni. Intorno ai 30.000 euro. No, no, come numeri di commissioni. Però posso dire, io faccio parte della commissione bilancio. La commissione bilancio è una delle commissioni, assieme a quella dei lavori pubblici, che si riuniscono di più e arriviamo nell'arco di un anno a coprire, vado a memoria, intorno a 20-25 commissioni in un anno. Il costo della commissione per ogni singolo consigliere, lo dicevate poc'anni, sono 30 euro e 20 centesimi lordi, che tolte le tasse eccetera diventano poca cosa. E mai è stato chiesto dai consiglieri, per quanto mi riguarda in questo consiglio comunale, dico Peppe può anche confermarlo, neanche in passato si è mai discusso di un aumento. Sostanzialmente lo si fa per amore della città, lo si lavora per amore della città. Aggiungo un altro dato. Uso una battuta fatta da un altro consigliere comunale durante un consiglio, disse chiedendo a volte e valutando quanti punti noi trattiamo in un consiglio comunale, sono arrivati a trattarne pure 50-60 in un unico consiglio comunale, con una battuta disse vabbè, Agrigento probabilmente con 60 punti avrebbe fatto 60 consigli comunali. Li siamo dibattuti, noi riusciamo a farne uno finendo anche alle 4 di mattina. Alle 4 del mattino, sì. Il problema vero qual è? Il problema vero è che la politica deve, la politica, come dico sempre io, la politica con la P maiuscola, deve tornare ad essere basata servizio nei confronti della città, amministrazione della cosa pubblica, dove vi sia l'etica e il rispetto e la dignità. Nel momento in cui vengono meno tutti questi elementi, di tutto possiamo parlare tranne che di politica. Noi lo facciamo, a maggior ragione chi fa del lavoro autonomo, chi fa nella vita, dico, campa con un lavoro autonomo, quindi da professionista, ha un sacrificio aggiuntivo, perché toglie tempo al proprio lavoro, alla propria famiglia, per dedicarsi all'interesse della cosa pubblica. Per quanto mi riguarda, ma io credo per la stragrande maggioranza dei consiglieri e sicuramente per coloro che sono qui accanto a me, lo facciamo con dedizione e per amore nei confronti della nostra città. Chiuderemo la parentesi dedicata ad Agrigento subito dopo la pubblicità con gli interventi di Anna Triglia e Francesco Carità. Ci fermiamo per il break. Seconda parte della nostra trasmissione, stavamo chiudendo il discorso sul caso commissioni di Agrigento, coinvolgiamo naturalmente anche Anna Triglia, lo dicevamo anche con Enzo Sica. Agrigento è sceso in piazza per una decisione, per scelte del Consiglio Comunale di Agrigento che sono sembrate eticamente scorrette. Sì, ascolti, io in parte mi sento mortificata perché lavorando da 12 anni ad Agrigento mi sento anche in parte cittadina mezza agrigentina, per cui sono anche mortificata di questa cosa che abbiamo sentito un po' tutti. E forse per chi non ha questo tipo di esperienza vi posso garantire che andare a fare il consigliere comunale è un compito di grandissima responsabilità, perché per ogni voto che ci dà un cittadino sono delle responsabilità, quindi mi pare è un assurdo un atteggiamento del genere, e in periodi come questi ci sono famiglie intere, bambini che non possono neanche andare a scuola, approfittare di queste situazioni veramente un assurdo. Certo, non riguarda sicuramente noi, perché qui con tutti i colleghi ci siamo sempre, non abbiamo mai guardato gli impegni personali, gli impegni, vi parla una mamma di famiglia che potete considerare gli impegni che ci possono essere in una casa tra lavoro, famiglia, e quindi non ci riguarda per niente questa cosa, perché questa almeno io parlo da parte mia, ritengo che questa volta c'è stato un consiglio comunale, io lo ritengo ad hoc, tutti di professionisti, un sacco di avvocati, gente con molta esperienza, quindi non ci tocca per niente questa discussione di Agrigento. Sicuramente è mortificante e dispiace, anche perché questo è un motivo che dà motivo alla gente proprio di non andare a votare, perché la gente effettivamente è stanca, molto stanca. Francesco Carità, ciò che è stato rimproverato maggiormente ai consiglieri comunali di Agrigento è, sapete che il comune è in difficoltà, c'è un bilancio particolarmente scarno, evitate di fare tutte queste commissioni e di avere tutti questi introiti. Certo, dico, questo sarebbe, c'è un aggravante, utilizzando una terminologia, perché anche se le casse fossero floride, ovviamente stiamo parlando di un comportamento
come dire, eticamente scorretto e politicamente, diciamo, becero. Come hanno detto i miei amici, più che colleghi, consiglieri comunali, noi, oltre a trovarci spesso a fare delle commissioni in cui affrontiamo 20-30 punti che tolgono tempo alle nostre famiglie e al nostro lavoro, ritengo che addirittura per regolamento, se facciamo due commissioni o una commissione o un consiglio comunale lo stesso giorno, c'è la perdita appunto del, o ne facciamo tre in un giorno, percepiamo vale solamente un'indennità. Indennità modesta che a malapena riesce ovviamente a, come dire, coprire le spese per i talloncini del parcheggio, perché non abbiamo nessun privilegio anche per parcheggiare. Per cui ritengo che a prescindere dal fatto, mi riferisco ad Anna, che ci siamo avvocati, ma anche oltre agli avvocati ci sono persone che a prescindere dal lavoro, tutti in consiglio comunale cercano di mettere a disposizione le proprie energie, la propria capacità per cercare appunto di portare avanti questa macchina che ovviamente va un po' a rilento, ovviamente per motivi strutturali. Certamente un altro aspetto che non hanno affrontato i miei colleghi e amici è quello dell'esempio. Cioè, innanzitutto, come un buon padre di famiglia dovrebbe, diciamo, deve dare l'esempio ai propri figli, la politica che si trova a Roma e la politica che si trova a Palermo, nel nostro caso particolare, dovrebbe dare l'esempio proprio su questo aspetto, nel senso che noi percepiamo un'indennità, io, diciamo, penso anche i miei colleghi neanche la teniamo in considerazione, cioè io neanche sapevo che era di 20 euro, 30 perché euro. Poi ci paghiamo pure l'IRPEF, penso su queste, fanno reddito. Ci pensa il commercialista, comunque. Però che ci siano onorevoli, che peraltro non sono neanche eletti dal popolo, ma che per una questione di ovviamente vicinanza o per motivi che a me sfuggono si trovano primi in una lista, vanno a percepire 20.000 euro al mese. Queste sono veramente delle cose raccapriccianti, vergognose, aberranti. E innanzitutto una riforma dovrebbe partire dall'alto, dovrebbe partire sul, proprio a parte i privilegi, dovrebbe partire dalle indennità di coloro che ci devono dare l'esempio. Volevo soltanto aggiungere questo, sì, uno sulle commissioni e poi Francesco mi ha dato lo spunto sul discorso dei deputati. Sulle commissioni, ad esempio, le nostre commissioni, io parlo per quelle di cui faccio parte, ma dico vale per le altre, non durano, come da dirigendo, 5 minuti e qualcosina. Abbiamo commissione di ore, dove noi andiamo a discutere realmente le problematiche, capire dove stanno gli inghippi e arrivare in consiglio comunale con la... con dei verbali di commissione, con delle approvazioni o con delle riserve o anche dei pareri negativi fatti in modo preciso, in modo dibattuto. E normalmente andiamo sempre con un parere univoco in commissione perché si dibatte nell'interesse sempre della città. Altro elemento, un flash velocissimo, bisognerebbe sì che ci fosse una riforma nella diminuzione delle indennità per i parlamentari. Attenzione, andrebbero riconosciute invece a favore dei sindaci. I sindaci sono quelli che oggi devono amministrare sul territorio senza soldi, con i comuni in dissesto economico per delle scelte politiche degli ultimi 20 anni, devo dire, sbagliate. Si devono confrontare giornalmente con chi realmente ha la difficoltà nel vivere quotidiano, affrontare i mille problemi della città, dell'apparato burocratico, del sistema, e molte volte in tantissimi comuni, anche quello di Licata, sono previste delle indennità di carica che sono in rapporto alle responsabilità miserrime, io mi permetto pure di dire, a differenza di deputati, per carità, alcuni lavorano tantissimo e ne conosciamo alcuni, ma altri vanno a riscaldare la poltrona per non fare nulla. Dico, il caso eclatante in Italia che noi abbiamo è il deputato, o senatore in questo caso credo sia,
che lo fa per la pensione, che è quello di Razzi, dico, lo vediamo tranquillamente in televisione, Crozza da questo punto di vista si è scatenato e ce lo porta ogni giorno. Quando noi abbiamo questi deputati la gente non solo si allontana ma si schifa di quella che è la politica. Dobbiamo iniziare ad avere un cambiamento in tal senso. A chiudere dobbiamo tornare alla Legata. Sì, no, dico, se posso fare un ulteriore flash per rispondere al flash di Enzo. Sei da fotografi, sa. Qualche cinquantennio fa, o comunque all'inizio della, del Parlamento, quindi quando si iniziò appunto la rappresentatività in Parlamento, le cariche elettorali erano gratuite, cioè nel senso chi andava a fare il deputato o il senatore non percepiva nulla. E il riconoscimento dell'indennità fu previsto perché si pensò che in quel modo potevano solo i ricchi fare il deputato o fare il senatore. E quindi il principio del riconoscimento dell'indennità in realtà dovrebbe essere nobile, nel senso che questo dovrebbe consentire anche ad una persona umile di poter andare a rappresentare l'Italia. Un però, onore più che un onore. Ecco, potrebbe rappresentare l'Italia o potrebbe rappresentare i siciliani. Però se facciamo una valutazione delle spese per poter andare a rappresentare gli italiani o rappresentare i siciliani rispettivamente nel Parlamento romano o nel Parlamento siciliano, ovviamente ritengo che come dice Enzo, l'indennità è sproporzionata rispetto a quella, per esempio, di un sindaco che ha tantissime problematiche e che possibilmente, dovendo necessariamente andare a Palermo quasi ogni giorno per risolvere i problemi della città, sicuramente ha più spese rispetto ad un onorevole regionale o ad un onorevole parlamentare. Bene, chiudiamo questa parentesi, torniamo a Licata e apriamo quella dedicata ai tributi comunali. Partiamo da quello che è stato maggiormente dibattuto in queste settimane e anche maggiormente osteggiato, parliamo cioè della Tari, delle aliquote Tari. Il giorno dopo, già poche ore dopo l'approvazione, c'era stata una evidente presa di posizione da parte dei commercianti, da parte delle categorie produttive. CNAF e NAPI sono state interessate fin dai primi momenti. Ecco, vediamo le immagini prontamente dalla nostra regia. Venerdì c'è stato l'ultimo incontro alla presenza anche del dirigente finanze con i capigruppo. Si va verso una rimodulazione. Partiamo da Pino Repellino. La notizia che emerge è quella che c'è il concreto interessamento da parte di Engineering S.P.A., che è la società di riscossione dei tributi, è con loro che si andrà a lavorare. Allora, io ti posso dire, già ho fatto un intervento, esatto. Ho fatto una nota al commissario dove chiedo di interloquire con l'Engineering per andare a rivedere, a rimodulare quali sono le tariffe Tari, perché noi in un famoso consiglio comunale dove si diceva poco fa che a volte si prendono responsabilità maggiormente quelle dell'opposizione, diciamo l'opposizione all'ex amministrazione Balsamo, con responsabilità abbiamo votato quella delibera dove alle 4 del mattino si andava a diminuire, perché sono due gli aspetti della TAR. C'è l'emendamento che prima sì, di... sì, sì, no, si andava a diminuire la Tari per le abitazioni, perché oggi la Tari, possiamo dire che la Tarsu o la Tari come la vogliamo dire, le famiglie oggi si paga a persona e non si paga più, perché sono due gli aspetti, quello che si è dato poco risalto. Oggi possiamo dire che quel consiglio comunale ha votato il risparmio per le famiglie, perché oggi l'abbiamo visto nelle bollette che sono arrivate, perché oggi chi paga la Tari la paga a persone e a metro quadrato. Sì. Un nucleo familiare di due persone o tre persone va a pagare quasi il 20-30% meno di quanto pagava l'anno scorso. E sono perché molte persone che sono arrivate alle bollette da pagare, quindi se ne possono accorgere. L'altro aspetto non è nelle attività produttive. La legge cosa dice? Perché qui ci siamo consigliere comunale che abbiamo detto con responsabilità, perché una delibera che doveva arrivare in consiglio comunale, perché sin da maggio,
da maggio 2014 è arrivata il 25, diciamo dopo il 20 di settembre, quando le scadenze erano il 28 settembre. Quindi il Consiglio Comunale cosa poteva fare? Non c'erano le condizioni che un Consiglio Comunale poteva andare a rivedere. Ravalusa disse di no. Aspetta, arriviamo. Ravalusa ogni realtà, ogni comune ha le sue realtà. Noi parliamo delle carte, non mentiamo Ravalusa o Palma. Ogni città ha le sue croci. E allora, con responsabilità, siccome noi con quella delibera, se non si andava a provare quella delibera, cosa ci dissero? Cosa ci ha detto? Che noi andavamo quasi a dissesto. Con la problematica degli articolisti, noi è giusto, dobbiamo avere di avere lungimiranza e capire le cose, perché abbiamo visto che negli ultimi mesi c'è stato pure che i nostri concittadini, operai del comune, gli articolisti o i precari del comune si sono barricati nella sala consiliare per diversi giorni perché a momenti perdevano pure il posto di lavoro. E grazie a quella famosa delibera che noi con responsabilità i consiglieri comunali abbiamo votato, abbiamo equilibrato il bilancio del comune. Con cosa si poteva fare? In quel momento io ho preparato e ho fatto un emendamento che all'unanimità è stato votato, dove ho visto che le tariffe tarie per le attività commerciali o attività produttive, come si suol dire, ho capito che erano molte sose. E allora che cosa si poteva fare? Solo si poteva lavorare su quel prezzo, perché che cosa ti dice la legge? Tu sporchi tanto e devi pagare tanto. Nelle attività produttive lo Stato ti dà dei parametri che tu non puoi superare. Che cosa ho fatto? Noi come Consiglio Comunale, la legge dice 40% per le abitazioni, 60% per le attività produttive. Sì. Noi ci siamo presi la responsabilità con quell'emendamento che ho fatto io di aumentare un po' alle famiglie per diminuirle alle attività produttive. Sono poche, abbiamo messo 1.200.000 euro che abbiamo tolto alle famiglie per darle alle attività produttive, sono sempre poco. Perché? Perché dovevamo equilibrare la somma, perché i soldi che il comune va a spendere per la rete urbana si aggirano intorno a 7 milioni di euro. Quindi, sì. Di lì 6.800.000 euro, intorno a 7 milioni. Sì. Quindi il Consiglio Comunale, sempre su 7 milioni di euro, doveva andare a lavorare. Non è che poteva dire meno o più. 7 milioni su 7 milioni di euro dovevamo dire come dovevamo distribuirli. E l'abbiamo distribuita aumentando un po' alle famiglie per diminuire l'attività. È sempre poco. Però oggi, dopo una serie di riunioni, io ho avuto un contatto con il direttore dell'engineering, dove mi dicono che ci siano le condizioni di andare a rimodulare questa tassazione del 2014. Beh. E finisco, è giusto? Quindi già ci sono le condizioni di andare a rimodulare. Perché si è arrivato a questo? Perché come si può rimodulare? Perché se allora si pagava a saldo, non c'erano più le condizioni di andare a rivedere il 2014. Noi, questa società ha mandato queste famose bollette per il 70%. 70%, quindi c'è il 30% che quando prima... Dovrebbe arrivare al 30%. Quindi sul 30% che dovrebbe arrivare si potrà andare a lavorare per andare a rimodulare quella che sono la tassazione del 2014. Ora, Sto aspettando che qualche giorno mi andrò a informare, perché dopo tutto anche io sono un artigiano, quindi sono un'attività produttiva e mi sono autotassato. Certo. Però dico a qualcuno che ha voluto strumentalizzare o qualche sciacallo che ha voluto fomentare un po' le persone, le dico che quel Consiglio Comunale è stato responsabile e si è preso le proprie responsabilità. Prima verso noi stessi e poi verso l'amore della città, perché non c'erano i tempi tecnici per andare a rivedere, a rivalutare tutto quello che c'era, perché poco fa bene hai detto tu Ravanusa, Campobello, sì, però Ravanusa e Campobello non è che ha avuto le difficoltà che ha avuto Licata, senza dubbio. No, fammi finire, perché certo. Questo è un argomento che tocca a tu, perché ne abbiamo da qualche mese a questa parte, ne abbiamo sentite di belle e di crude sul Consiglio Comunale. Io potevo essere quell'uno che faceva mancare il Consiglio Comunale di andare a sedicesimo, perché dopo tutto ero all'opposizione.
come interessava Mannino e quindi quello che volevo fare. Però, visto che ho quella responsabilità amministrativa, mi sono rimasto lì insieme a tutti quei consiglieri comunali, che eravamo i 16 consiglieri comunali. Gli altri 14 non lo so e non mi interessa perché c'erano meno, perché potevano avere anche impegni familiari. Però quelle persone, maggiormente eravamo quelle dell'opposizione, e l'abbiamo votato con responsabilità, nel rispetto dei nostri concittadini, nel rispetto del ruolo che uno ricopre all'interno del Consiglio Comunale, perché prima di tutto viene il rispetto e il ruolo del Consiglio Comunale e il rispetto di quello che uno va del demandato che ha. Anche se è giusto, si va come una persona, penso siamo tutti, perché abbiamo tutte le attività. Questo è, no, non sto stringendo, questo era no, a chiarimento, siccome sì, se ne sono dette belle delle ci sono state molte passerelle in questa televisione e in altre emittenti a venire a dire che cosa. Noi siamo stati responsabili, siamo state quelle persone che oggi possiamo dire che Licata può assumere, il comune di Licata può assumere delle persone. Siamo stati quei consiglieri comunali. Abbiamo salato il bilancio comunale, che cosa poteva succedere? Che se noi andavamo a dissesto finanziario, che cosa andava a succedere? Che noi andavamo a pagare, i cittadini andavano a pagare si andava a maggiorare tutte le tasse, dall'IMU alla TARI. Quindi noi abbiamo salvato il bilancio comunale. Vi devo chiedere una cosa, assolutamente, brevità, negli interventi. Perché, assolutamente, quei 2 minuti mi avete lanciato prima, li ho speso dopo. Mi creda che è veramente una grandissima soddisfazione. Assolutamente, dobbiamo contingentare. Il consigliere Ripellino in questi termini stasera è veramente per noi una grande soddisfazione. Allora, può darsi. Non si fa campagna elettorale. Non si fa qui dentro accordi a campagna elettorale in diretta televisiva. Forza, spezziamo un po'. Capogruppo, assolutamente sì. Stiamo scherzando. Capogruppo Sica, anche lei ha partecipato naturalmente alle ultime riunioni, come detto, con i rappresentanti di FENAPI e CNA. Ci sarà, come detto, un coinvolgimento diretto dell'Engineering S.P.A. Con loro si andrà a cercare questa rimodulazione. Sì, noi abbiamo partecipato, però devo dire con molto dispiacere. Noi ieri dovevamo avere un incontro con un responsabile dell'Engineering che aveva dato la sua disponibilità. Ieri martedì, sì. Però è saltato perché ci riferiscono, non so se è vero o meno, che non è stato autorizzato a venire a un incontro con noi. E questo, se è vero, diventa un pochettino problematico. Perché con l'engineering abbiamo un altro problema. Oggi abbiamo fatto anche una nota, un'interrogazione sulla problematica ICI, che ora eventualmente le parleremo dopo. Sì. Sulla Tari, io concordo con quello che ha detto il collega e amico Peppe Ripellino sulla problematica del bilancio. Ci veniva detto che si rischiava il dissesto finanziario, ci veniva detto che c'era rischio di danno erariale, ci veniva detto, cosa più grave e più importante allo stesso tempo, che saltando l'approvazione della TARI, venivano meno gli equilibri del bilancio e non si poteva operare la stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Licata. Parentesi, noi abbiamo fatto una battaglia enorme con tutta la nostra deputazione per avere la famosa proroga e poi trovare tutti trovare tutte le normative più appropriate per permetterne la stabilizzazione, fino al punto da far venire a Licata l'onorevole capo di casa, interessare l'onorevole Moscat e tanti altri che effettivamente ci hanno dato mano in tal senso. Se il Comune di Licata oggi è uno dei pochissimi in Sicilia che ha aperto con la stabilizzazione già di 4 dipendenti, per poi arrivare complessivamente a 22 nell'insieme negli anni successivi, questo è un grande successo, anche grazie all'approvazione di quel bilancio. Qual è però la problematica della Tari? O le problematiche della Tari, che le dobbiamo dire ai cittadini, lo devono sapere. Uno è il costo troppo alto del servizio. Sì, noi paghiamo, il dato di chiusura del 2014 era 6.550.000 euro, però a quanto pare sono arrivate delle fatture ulteriori a saldo, arriviamo a circa 6.800.000. Questo è dovuto dal costo del personale molto alto, dal costo che per i servizi, quindi per andare nelle varie discariche, e il costo delle discariche. Ovviamente non facendo la differenziata i costi lievitano ancora di più.
I criteri alternativi quali sarebbero? Iniziare a operare con una raccolta differenziata, con le nuove strutture, se Dio vuole si dovrebbe iniziare a breve, però là il Comune deve fare un ragionamento serio, che andrà a amministrare la città deve fare un ragionamento serio con di visione, sì, ma attenzione, ma la, chi deve andare ad amministrare la città, io non, come dire, non invidierò chi sarà il prossimo sindaco della nostra città, però dico cosa si deve fare. Bisogna avere una visione della città, bisogna capire cosa realmente si vuole con un progetto a lungo termine, non all'indomani mattina. Il progetto deve prevedere innanzitutto un sistema di raccolta differenziata con delle discariche in zona, costituendo con la nostra SRR che si è creata, eccetera, c'era ma soprattutto Bello, un centro di stoccaggio dove il comune non solo va a lavorare il rifiuto, ma cosa è fondamentale, come fanno altre realtà in tutti altri posti, acquistano il rifiuto da altri comuni, da altre realtà, lo lavorano e lo vendono. Un'operazione del genere fatta con i comuni vicinori permetterebbe da un lato dare diversi posti di lavoro, abbattere enormemente il costo del servizio e togliere effettivamente la spazzatura e quindi riequilibrare i bilanci. L'altra criticità della Tari è la base di calcolo sostanzialmente con i criteri. Noi abbiamo fatto una serie di conteggi, ma credo un po' tutti i consiglieri, un po' tutti i gruppi li hanno fatti. Sono delle basi, anche se tutto sommato non partono da fasce alte, il sistema di moltiplicativo con dei coefficienti portano a delle somme alte. Ora, da un dato avuto dall'engineering, grosso modo sono stati incamerati circa 3.300.000 euro, basandosi sostanzialmente con la vecchia Tarso, e aggiungendo invece l'ultima rata a saldo che si dovrebbe aggiungere, andremmo a triplicare le entrate, quindi rischieremmo di arrivare a 12 milioni di euro di entrate. Ora, la legge parla chiara sulla Tari, il costo del servizio, cioè o meglio il costo pagato ai cittadini che copre il 100% non deve superare il costo del servizio. Quindi se c'è realmente questo errore, perfetto, dovremmo rimodularlo. Noi abbiamo aperto, grazie alla CNA e alla FENAPI, una sana e costruttiva discussione in tal senso. L'incontro di venerdì scorso vedeva la presenza anche del dirigente dottore Occhipindi, dirigente delle finanze, abbiamo discusso in tal senso. Ripeto, ieri ci doveva essere un ulteriore incontro con l'engineering, non c'è stato, mi auguro che faranno seguire una nota, mi è stato riferito, vedremo la nota, però io pretenderò dalla presidenza del Consiglio Comunale, lo farò anche in prima persona, la presenza dei signori dell'engineering. Ricordo alla cittadinanza, questi signori, questa società, la società di riscossione dei tributi, che opera sul comune di Licata ormai da diversi anni, ha un buon riconoscimento sull'entrata del nostro comune, che ci veniva riferito, Peppe correggimi se sbaglio, nel luglio dello scorso anno, circa 1 milione di euro, indipendentemente dalla riscossione o meno dei tributi, così ci veniva detto dal dirigente ai tempi. Noi abbiamo fatto notevole pressione sull'allora amministrazione e devo dire che in modo corretto hanno rimodulato a circa 700.000 euro. Ora io dico, operano sul territorio, devono dare conto al commissario che rappresenta oggi la città, al Consiglio Comunale e ovviamente alla Commissione dei Capigruppo. Non si possono permettere di operare in libertà. Anatrighi, naturalmente anche Forza Italia si è interessata, Forza Italia e il resto del gruppo si è... Mi dicono che ci dobbiamo fermare per l'intervallo pubblicitario, subito dopo. Terza parte della nostra trasmissione, tanti gli argomenti, tutti importanti. Anna Triglia, dicevamo, anche Forza Italia, noi che insieme per Licata si sono pronunciati naturalmente sulla Tari. Il vostro punto di vista, ripetiamo ancora una volta, si sta cercando il coinvolgimento diretto della società di riscossione dei tributi, la Engineering. Sì, poco fa io mi ha fatto veramente piacere sentire parlare il consigliere Ripellino in questi termini, perché ultimamente capisco che chiunque in campagna elettorale si vocifera in giro che l'amministrazione Balsamo, addirittura Angelo Balsamo stesso, è stato colui il quale ha portato queste tariffe. Intanto tengo a precisare che le tasse le abbiamo fatte fine di settembre, ottobre mi pare, quindi l'avvocato Balsamo, 28 di settembre, quindi l'avvocato Balsamo in questo senso non ha nulla a che vedere. Poi volevo ricordare alla popolazione che noi ci troviamo, come ha detto il consigliere Ripellino, ad un costo dei rifiuti di 6.350.000.
Quindi dico, come mai la gente non, o chi c'era prima di noi non ha fatto rivelare questo dato? Perché l'altro giorno sentivo parlare il signor Biondi, che lui giustamente si vanta giustamente di averla lasciata a 3 milioni di euro. Quindi in 3-4 anni è lievitata sta cifra in maniera allucinante. Siccome noi, come dice il consigliere Ripellino, ad un certo punto siamo stati anche costretti, perché per questione di bilancio c'erano queste 120 famiglie che dovevamo cercare di stabilizzarli, siamo stati costretti a, anche perché si diceva pure, correggetemi se sbaglio perché io le parti tecniche non me le occupo, l'indomani sarebbe venuto il commissario e quindi metteva addirittura le tariffe più alte. Quindi noi, per noi è stata una costrizione. Tra l'altro il Consiglio Comunale ha approvato pure che il prossimo candidato a sindaco che verrà ci sarà l'aro in house, quindi ci sarà un grosso risparmio, tenendo sempre conto che dobbiamo andare a fare la differenziata. Per quanto riguarda noi come gruppo Forza Italia, martedì scorso, correggimi se sbaglio, ci abbiamo avuto la riunione di capogruppo perché abbiamo presentato un emendamento direttamente all'engineering. Sì. Perché cosa succede? Ho dovuto prendere, purtroppo mi scuso degli appunti, no, perché le parti tecniche non io non me ne occupo. Con i due acconti che loro già hanno emesso con il vecchio metodo d'Arsu, andiamo a 3 milioni e 200 mila euro. Siccome l'emissione deve coprire il costo del servizio, che è di 6 milioni, come diceva il consigliere di Berlino, 6 milioni e 350 mila circa, applicando le nuove tariffe si va a una cifra di 9 milioni di euro. Pertanto abbiamo chiesto che vengano adeguate le tariffe, tanto quanto a coprire il costo del servizio. Purtroppo ieri, questo ci dispiace veramente tanto, il responsabile dell'engineering non si è presentato. Francesco Carità, è un tema che, come detto, ha interessato tutta la politica, ha interessato i commercianti che hanno minacciato anche di portare le licenze e le chiavi al comune, hanno interessato FENAPI e CNA che naturalmente proteggono le loro categorie, con i consiglieri comunali non dico messi alla berlina, però messi quasi con le spalle al muro, come se fosse stato un atto votato da loro. Abbiamo capito invece che c'è una motivazione dietro. Esatto, allora innanzitutto ci terrei a precisare che il Consiglio Comunale su certe tematiche diventa monocolore. Che cosa significa? Significa che io penso e sfido a chiunque dei presenti che se ci fosse la possibilità di azzerare le tasse lo farebbe chiunque, a prescindere se si parla di PD, di Forza Italia o chiunque altro, qualsiasi altro. Sostanzialmente il problema è un problema tecnico, nel senso che la norma nazionale stabilisce dei parametri, stabilisce dei paletti, che sono proprio quella relativa a chi più inquina più paga, e sostanzialmente nell'ambito di questa normativa il Consiglio Comunale ha un potere limitatissimo. Mi spiego. In occasione di quella seduta di Consiglio Comunale a cui eravamo presenti solamente 16 consiglieri comunali, questo ci tengo a precisarlo, sempre gli stessi più o meno, e che siamo stati fino alle 4:30 del mattino, erano stati presentati circa 50-48 emendamenti. Sostanzialmente molti di questi emendamenti sono stati ritirati per un semplice fatto, perché nell'ambito della deliberazione di Consiglio Comunale, qui entro in un aspetto tecnico, nell'ambito della deliberazione del Consiglio Comunale ci sono dei limiti e dei paletti al di là oltre i quali non si può andare, perché la norma nazionale, fissando delle linee guida e dei parametri, ovviamente è una norma di rango superiore rispetto ovviamente alla delibera di Consiglio Comunale, per cui l'approvazione di una delibera che vada oltre certi paletti sarebbe illegittima e poteva essere disapplicata d'ufficio, e l'ufficio lo ha detto in Consiglio Comunale, poteva essere automaticamente disapplicata d'ufficio. Questa disapplicazione d'ufficio avrebbe fatto passare automaticamente la proposta per così come era stata formulata dall'ufficio, e quindi senza quel labor lime, cioè quindi quel bilanciamento che è stato fatto alle 4 del mattino da parte del Consiglio all'unanimità. Sostanzialmente questo ci ha portato a dover non necessariamente approvare ciò che c'era stato propinato, ma ci ha portato a fare un lavoro meticoloso di studio e di
approfondimento che ci ha portati a rendere, come dire, la pillola meno amara, soprattutto nell'ottica di quello che era anche la problematica disapplicazione di una delibera illegittima o, come hanno fatto alcuni, se noi non avessimo approvato, saremmo andati incontro al dissesto finanziario, questo già lo hanno detto, che non attiene solo alla problematica dei precari, perché non la dobbiamo limitare solo alla problematica dei precari, attiene anche al fatto che, così come ha detto il consigliere Ripellino, tutte le aliquote venivano portate ai massimi, ma soprattutto il dissesto finanziario causa legalmente una situazione tale per cui tutti i fornitori che sono creditori del comune, fra cui molte imprese alicatese, molti artigiani alicatesi che oggi lamentano una situazione che ritengono negativa a causa del Consiglio Comunale, avrebbero subito una situazione di dissesto che li avrebbe necessariamente portati ad una riduzione del proprio credito del 60%. Quindi io ritengo che il lavoro del Consiglio Comunale sia stato un lavoro attento, meticoloso, un lavoro di coscienza e che ha portato ad una delibera di Consiglio Comunale che oggi stiamo rivedendo, ma la stiamo rivedendo con molteplici incontri, che poi sia la FENAPI, la CNA o qualsiasi altro interlocutore, a noi poco importa, perché già in quella sede avevamo fatto un atto di indirizzo per il 2015 proprio diretto ad una riduzione. Oggi ci troviamo a riunirci quasi, non dico quotidianamente, ma con cadenza molto, molto ravvicinata, che in riunione che durano molto tempo e che peraltro, essendo riunione di capogruppo, e mi riallaccio all'argomento della prima parte, cioè dell'indennità, sono prive di indennità, perché le riunioni di capogruppo non prevedono il gettone di presenza. E quindi questo ritengo che deve essere attenzionato, cioè questi aspetti devono essere attenzionati, perché, perché la strumentalizzazione fatta da chi è rimasto in panciolle a casa a vedere la TV o da chi dice che non, che non ha votato perché possibilmente già votando alla fine, come dire, può decidere di dire no, dire sì o astenersi perché già i giochi sono fatti, sostanzialmente non fa altro che fare male alla politica, perché si va a strumentalizzare nell'ottica di una demonizzazione il Consiglio Comunale, quando invece in quello specifico, in quella specifica occasione ha lavorato tantissimo per sgravare i nostri cittadini. C'era il consigliere Sica che voleva intervenire. No, aggiungere soltanto. È arrivata una nota da casa di Piero Caico, presidente della CNA, che parte in causa e che si riferisce principalmente a Pino Ripellino. Prendiamo atto che Ripellino ha presentato un emendamento per l'abbassamento del 10% della Tari, ma mi auguro che per Passerella, poco fa si parlava di Passerella, non intende l'intervento delle associazioni, perché non so se non ci fossero stati gli interventi delle associazioni, se la cosa non fosse passata inosservata. E comunque non possiamo abbassare la guardia. Questo è l'intervento del presidente della CNA, Piero Caico. Non ne ho parlato di associazione, ma ho parlato di sciacallo, però dopotutto io faccio parte di un'associazione sindacale che è la Casa Artigiani, facevo parte della CNA, ho un ruolo alla Camera di Commercio, che sono presidente della Commissione Provinciale dell'Artigianato, non ripeto, sono componente della Commissione Regionale dell'Artigianato, quindi rientro poi nel mio aspetto. Quindi passerelle politiche, per chi vuole fare le facce, era il nostro intento, come l'avevamo detto poco fa, l'avvocato Careta ha detto, il mio collega ha detto che già noi avevamo dato l'indirizzo che per il 2015 dovevamo abbassare. Oggi c'è la possibilità, visto l'entrata che c'è, che il Consiglio Comunale può intervenire a abbassare le tasse, e quindi grazie alle associazioni, ma quello che compete è il Consiglio Comunale che deve andare a vedere. Le associazioni hanno fatto la loro parte, ma il Consiglio Comunale sta facendo la propria parte per un impegno già che aveva preso a suo tempo in quel famoso Consiglio Comunale, quello di andare a rivedere tutta la tariffazione. Sì. Enzo Sica, soprattutto l'evasione, il punto su cui varie parti politiche si sono soffermate. Pensiamo a un dato che è quello che abbiamo ripetuto più volte durante le nostre trasmissioni, e dico le tabaccherie e farmacie, due. Sulle criticità della Tari pesa tantissimo l'evasione fiscale. Io ricordo a me stesso quando l'allora amministrazione Balsamo portò in Consiglio Comunale la Tares, sì. Noi criticammo ai tempi la scelta, la velocità di
dopo di andare a discutere quel tributo ne parliamo, e andammo a lamentare un problema molto serio, che è quello dell'evasione fiscale. Io non ho dati. Scusate, ora va bene. Allora, dicevo, la problematica era quella di facevamo presente i tempi durante l'approvazione della TARES, la problematica dell'evasione fiscale. Noi dei dati precisi e come dire minuziosi non li abbiamo, però quando leggevamo dalle tabelle TARSU che avevamo poche farmacie, che avevamo un numero di bar o di pasticcerie limitate a poche decine, dopo di io una battuta feci in consiglio comunale, disse ma questo numero lo abbiamo soltanto in via Palma, come decisamente. Dico, c'è qualcosa che non funziona. L'indirizzo che noi dammo a quella volta agli uffici era quello di effettivamente iniziare a fare un reale controllo sul territorio, dei controlli incrociati tra l'ufficio commercio, tra le licenze, tra le attività poste sul territorio, per vedere realmente quando era questa evasione. Qualcuno ci riferisce che noi abbiamo circa 2.000 aziende che sul territorio che sono sconosciute al fisco licatese per quanto riguarda la Tari. Io non so se questo numero è veritiero o meno, comunque il problema dell'evasione è quello fondamentale. Se noi lo addrediamo in modo serio, in modo corretto, in modo concreto, credo che risolveremmo enormemente il problema. Questo passa però da un altro punto. Che linea, mi direte, forse io lo ciò con l'engineering, no, però noto l'inadeguatezza di questa società, dove fa una lotta all'evasione fiscale mandando semplicemente atti a chi realmente ha pagato, ed è il caso dell'ICI, chiedo poi eventualmente se è possibile fare un passaggio in tal senso, sì. Questa è la problematica, non vengono trovati invece gli evasori, che sono quelli invece ritengo fondamentali per poter poi pagare tutti e pagare di meno. Abbiamo un altro tema particolarmente importante, vi do 30 secondi a testa per concludere questo discorso legato alla TARI. Sì, se posso, oltre a tutti quelli che sono gli elementi che oggi qua stanno emergendo, ce n'è un altro importante che può determinare un abbassamento del costo del servizio, proprio perché il servizio deve essere coperto nella sua complessività, e determinare un risparmio generale per il Comune del Licata. Cioè, se il prossimo sindaco riesce in quello che nelle precedenti amministrazioni non è stato fatto, cioè quello di ottenere, perché è un diritto, le banche dati. Cosa sì. Voglio dire? Sostanzialmente, avendo le banche dati, il Comune potrebbe, così come c'è la gestione in house per quanto riguarda i rifiuti, ci potrebbe essere la gestione in house del servizio di riscossione dei tributi. Del servizio di riscossione dei tributi. Ma questo fino ad oggi non c'è stato, perché le precedenti concessionari non hanno depositato le banche dati. Non hanno depositato, e questa è una cosa gravissima. Perché? Perché oggi potremmo innanzitutto avere dei dipendenti comunali motivati a svolgere un lavoro che ci costa 700.000 euro, che costa al Comune, proprio per pagare l'engineering, 700.000 euro, ed è costato fino a qualche tempo fa addirittura 1 milione di euro. Quindi già questo potrebbe essere un ulteriore elemento per risparmiare, e ovviamente il risparmio poterlo spalmare per abbassare le tasse. Avremo un risparmio di 700.000 euro, insomma, come dice il collega. Quindi questo potrebbe essere un... Penso che sia un guadagno perché si va a scovare... Abbastanza contenuto. Ma il prossimo sindaco deve imporre la consegna delle banche date. Appena un'azione risarcitoria nei confronti dell'ingegnere. Sì, il discorso di questo delle banche dati ne abbiamo parlato tantissimo in consiglio comunale. Ricordiamo però, io non voglio essere polemica e non voglio far polemica, però quando io, perché ero, ripeto, per me questa è una nuova esperienza, io non ho mai fatto politica, quando ho chiesto ma scusatemi le banche dati, dici no, al momento in cui è arrivata l'engineering, gli hanno dato tutto quello che avevamo di cartaceo, perché di questo si trattava. Quindi e l'abbiamo consegnato. Deve diventare telematico poi. Dovrebbe, anche perché noi ricordiamoci che abbiamo i nostri dipendenti, noi abbiamo la nostra risorsa che sono i dipendenti comunali. Una battuta sull'amico Piero Caico, dice il Consiglio Comunale comunque si sono mossi grazie al nostro intervento. Io dico ci saremmo mossi
ugualmente, però peccato che ci sono soltanto FENAPI e CNA a muoversi sul territorio. Qualcosa noi anche chiediamo, la Confcommercio lo fece all'inizio. Sì, anche loro, ma dico noi chiediamo, e quando si parla poi della politica con la politica con la P maiuscola è l'interesse da parte di tutti nelle problematiche della città. Se accanto a loro ci fossero anche altri a vigilare, a controllare, a lavorare assieme nell'interesse collettivo, sicuramente non saremmo dove siamo arrivati oggi. Apriamo un altro tema che sono sicuro consumerà un'intera parte della nostra trasmissione, e cioè quello legato al Tre Sorgenti. Anche lì una diatriba particolarmente ampia. Ultima puntata, sono state le dimissioni del presidente del consorzio Gaetano Moscato, che ha rimesso il proprio mandato. Francesco Carità, il suo punto di vista sul... Sì, il mio punto di vista parte da un principio. Da un principio che... L'acqua pubblica. Esatto, bravo. Sì. Beh, è il principio che penso un po' di tutti, quindi. Parte in un principio che è cristallizzato in una norma regionale. Noi abbiamo una norma regionale che parla appunto dell'acqua pubblica e del fatto che l'acqua pubblica è una risorsa non solo per i cittadini ma per le future generazioni. E proprio quando si legge quella norma si deve pensare ai nostri figli, alle future generazioni, cioè noi stiamo rischiando di dare alle future generazioni una privatizzazione quasi anche dell'aria che respiriamo. Cioè il discorso del Tre Sorgenti, che peraltro poggia su una sentenza Tribunale Superiore dell'Acqua. Tribunale Superiore dell'Acqua che non è sentenza, più che altro è un'ordinanza. Un'ordinanza, comunque un provvedimento, no. un provvedimento dell'autorità giudiziaria non impone assolutamente questa consegna. Quindi nell'ambito di quella che è stata la scelta del Moscato, ritengo che sia proprio una scelta, un segnale che per dissentire rispetto alla scelta che è stata fatta ovviamente dai sindaci e anche dal commissario in funzione del sindaco che ha partecipato in quella direzione di consegnare le reti. Partecipò un funzionario comunale. Partecipò un funzionario comunale su delega del commissario. Assolutamente sì. Per cui il delegato sostanzialmente non fa altro che adempiere a quelle che sono i compiti che gli vengono delegati, per cui in ogni caso è l'assemblea dei sindaci e quindi del commissario che ne risponde, a prescindere dai delegati che mandano. Sostanzialmente si rischia di mettere concretamente l'acqua nelle mani dei privati e noi siamo nelle condizioni oggi di cercare di riflettere su tutti quelli che possono essere i tentativi e gli strumenti per risparmiare qualche euro sul discorso dei tributi, sul discorso della Tari, e non si riflette attentamente sulla gravità di quello che si sta verificando, su quello che sta succedendo. E anche questa è una tematica particolarmente importante che affronteremo anche con un'intervista che abbiamo realizzato al sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, che fin dal primo momento si è sempre dichiarato assolutamente per l'acqua pubblica. Lo faremo all'inizio della quarta parte, ci fermiamo per il break pubblicitario. Quarta parte della nostra trasmissione, dicevamo, stavamo parlando prima di andare in pubblicità di Tre Sorgenti, naturalmente si è interessato anche il gruppo di Forza Italia di Noia Insieme per l'Icata con la richiesta di un consiglio comunale. All'interno di quel consiglio comunale venne poi approvato un atto di indirizzo che poi a distanza di qualche giorno portò il commissario straordinario Brandara a chiedere il parere dell'avvocatura comunale. Natalia. Sì, questo argomento viene un pochino da ridere, anche se alquanto serio. Problematica la cosa, perché io ricordo negli anni precedenti fare campagne elettorali per l'acqua pubblica, acqua pubblica. Poi all'improvviso il 17 di dicembre i diversi comuni, tra cui anche il nostro, vengono convocati perché cedono le nostre reti a chi ha la girgenti acque. C'è una situazione veramente allucinante, dove noi, tra l'altro, la dirigente acqua ci fa pagare l'acqua, correggetemi se sbaglio, 2 euro a metro cubo. Dipende dalle facce.
Cioè, no, dicono più o meno quello, mi pare che sono 2 euro a metro cubo. Ora dico io, nulla in contrario con il nostro commissario, che io, anche se di noi come gruppo non è che abbia una grandissima stima, però voglio dire, il nostro commissario, sì, è inutile che annuite, perché è così, perché a quanto pare ci andiamo a contestare un po' la qualsiasi situazione. Però voglio dire, il consiglio comunale mi pare che per una situazione del genere debba essere tenuto anche conto, insomma, di portare questa cosa in convochi un consiglio comunale urgente, faccia quello che vuole. In quella richiesta si disse proprio questo. Sì, anche, infatti abbiamo formalmente. Noi formalmente un atto di considerazione, una conferenza di capigruppo è stato chiesto, sì. Niente, ha deciso così. Ora dico io, questa tre sorgenti, allora, è sempre stata il solito carrozzone per dare le solite poltrone dove andarsi a sedere, quindi forse non serve più, perché io non ne capisco di queste cose, quindi magari se mi volete dare qualche risposta. Quindi la tre sorgenti non serve più, niente, prendiamo la girgente acque, forse la girgente acque avrà promesso qualcosa, non lo so, forse, perché se prima la tre sorgenti ci dava qualche incarico, ora forse la girgente acque non lo so che cosa ci darà, se ci consegniamo nelle mani della girgente acque. Comunque, pur non di meno, noi come gruppo di Forza Italia abbiamo chiesto un consiglio comunale, dove abbiamo fatto richiesta che il commissario Maria Grazia Brandara rivedesse, insomma, l'atto, tant'è che lei ha chiesto una consulenza da parte dell'avvocatura, ma che ad oggi mi pare che non abbiamo nessun, come tutte le richieste che facciamo noi. Quindi io veramente, è giusto, alla città queste cose vanno dette. Devono sapere perché alla fine saremo noi, già ci sono anche questo tipo di lamentele ci sono, perché già la gente, addirittura la gente non vuole neanche rinnovare, fare i contratti con la girgente acque, e vogliono giustamente ritornare indietro nei tempi, andare a comprare l'acqua con l'autobotte, che sicuramente lo farò anche io, forse sicuramente spenderò di meno. Arriviamo al consigliere Sica, che su questo argomento sappiamo è particolarmente ferrato, ci diceva a microfoni spenti che ha particolarmente studiato. Diciamo che quando ho ricevuto l'invito per essere presente non ho studiato su nulla, però quello fu un tema che attenzionai in modo particolare, sia per quel consiglio comunale di cui parlava la collega Triglia, sia anche prima, e anche perché onestamente necessitava conoscere bene il funzionamento. Andiamo però un attimino con ordine. Il Tre Sorgenti è un consorzio che è stato creato da tutta una serie di comuni, fra cui Licata ne ha una partecipazione al 29% ed è uno dei soci, il socio, diciamo, con più capitale in questo senso, che forniva negli anni passati, fino a pochi anni fa, acqua dalle fonti proprio del Tre Sorgenti a Licata. Cos'è accaduto? Da qualche anno a questa parte il Tre Sorgenti non fornisce più acqua allicata. Viene, che ne abbiano detto chi mi ha preceduto, è stato un carrozzone che serviva a pagare le prebende elettorali, li chiamo io, a chi di turno vincesse le elezioni, e quindi piazzare dei soggetti là, dare incarichi legali e quant'altro, tutto tranne che il compito istituzionale. Con la normativa che prevede la privatizzazione delle acque pubbliche, il Comune di Licata negli anni passati con la Giunta Graci consegnò le reti al lato, non a girgenti acqua, attenzione, noi consegniamo le reti al lato idrico, che poi li consegna al gestore. Lato idrico, che è il gruppo dei comuni, giusto? Lato idrico grosso modo abbraccia la provincia di Agrigento, e quindi ha ad oggetto l'insieme dei comuni. Esatto. Anche se sulla problematica sul lato vi è una problematica aperta sulla reale funzionalità o meno. Ci vorrei arrivare ora con calma in merito anche a un parere chiesto dal commissario precedente, non dalla Brandara, ma dal commissario Cartabellotta. A un ammerciativista di Catania, abbiamo un parere dell'avvocato Mazza che apre, secondo me, degli spiragli utili per la città dedicata. Vado in modo molto veloce. Che succede? Alla luce di questa normativa si chiude, vi è un procedimento per la consegna del Tre Sorgenti
al lato idrico, un procedimento che inizia davanti al TAR di Palermo, passando per la Corte Costituzionale, poi al Tribunale, per la Corte di Cassazione e poi sulla competenza, e quindi poi si arriva al Tribunale Superiore delle Acque a Roma. Il Tribunale Superiore delle Acque, con una sentenza, si limita a dire che il ricorso è inammissibile, ed essendo un ricorso inammissibile, nulla stabilisce sulla consegna delle reti, si limita semplicemente a fare una fotografia delle normative. Essendo un ricorso che proveniva dal TAR dopo dalla Cassazione dopo il TAR, non è previsto anche per normative, non vorrei essere poi tecnico da questo punto di vista, comunque non prevede lo studio di tutto ciò che è accaduto successivamente, quindi non tiene conto della legge 2 del 2013 regionale, non tiene conto della normativa nazionale sulle acque pubbliche e di altre normative. Che succede? Con una fretta, devo dire io spropositata, viene sollecitate, mi dicono, dal lato e da Girgenti Acque, dal lato idrico, si sollecita la gestione delle reti. Il commissario manda un funzionario del comune, non è presente in prima persona, che vota assieme ad altri comuni la consegna delle reti. La politica allicata, e non solo allicata, si muove in modo forte, facciamo diversi interventi. Io feci un intervento anche in Consiglio Comunale andando a carte alla mano dimostrare che l'ATO, che è di fatti sciolto, è un ente in liquidazione per la legge regionale, non può acquisire nulla, qualsiasi società in liquidazione non può acquistare neanche una penna sostanzialmente, quindi figuriamoci un patrimonio che qualcuno quantifica in 100 milioni di euro. E cosa, 100 milioni di euro. Cosa più grave, ci viene riferito in Consiglio Comunale su mia domanda specifica che noi andremmo a dare la gestione, a concedere la gestione all'ATO, di conseguenza a Girgenti Acque, mantenendo i debiti. Alla mia domanda specifica mi si dice che i debiti del Consorzio sono grossomodo 42 milioni e se il Consorzio non pagherà i 42 milioni di debito qualora alcune procedure dovessero andare con esito negativo, risponderebbe il Comune, nella quota del 29%. Noi concediamo tutto e ci teniamo i debiti, ma dico come funziona? A questo intervento, devo dire, il commissario ha chiesto informazioni, l'avvocatura ha avuto modo anche di interloquire con diversi consiglieri, ha, credo, preso contatti con gli altri sindaci dell'assemblea dei sindaci, e mi pare il 3, se non ricordo male, è stato fatto un passo indietro dicendo quantomeno non revochiamo ma quantomeno sospendiamo la consegna. Qualche, lo dico col condizionale onde evitarmi qualche querela, qualcuno dice, sembrerebbe quindi che diventa. Ci fosse, sembrerebbe, io non ho dati quindi non lo posso dire, sembrerebbe che ci sia stata una pressione di Girgenti Acque nei confronti del lato per in qualche modo aggiustare anche i numeri del bilancio che a quanto pare non è felice, ma io non lo so, questo lo dico, non l'ho detto in Consiglio Comunale, ho chiesto informazioni in tal senso, nessuno mi ha saputo dire se è vero o non è vero, perché se è un ente gestore dei servizi pubblici è giusto che un ente pubblico, un consigliere comunale, un consiglio comunale, un'amministrazione chieda informazioni in tal senso. In breve, qual è la bontà del Tre Sorgenti? Attenzione, noi non siamo per tutelare il Tre Sorgenti o le cariche e le varie prebende. Se è da consegnare, lo consegniamo. Però bisogna valutare i benefici, i pro e i contro. Il vicepresidente del Tre Sorgenti mi riferisce che scavando nella documentazione contabile si trovano fatture pagate due volte, o meglio, richieste di pagamento doppio di Girgenti Acque. Mi riferiscono che c'è un problema di contabilità di un certo tipo. Allora io dico, controlliamo bene quello che c'è all'interno del Tre Sorgenti, capiamo realmente che succede, se lo dobbiamo concedere non ci dobbiamo trattenere i debiti, se lo dobbiamo trattenere invece utilizziamo tutte le peculiarità, sono sostanzialmente le fonti. Ricordo a chi ci segue, ai cittadini, che alcune di quelle fonti sono quelle che vengono utilizzate dal gruppo Nestlé, se non ricordo male, per l'acqua che viene imbottigliata e venduta con canone di concessione di circa 30 milioni di euro. E noi che facciamo? Diamo gratis questo patrimonio? Vogliamo realmente iniziare a lavorare nell'interesse collettivo? In quel consiglio comunale, devo dire, c'è stato un passaggio univoco.
tutti assieme sì. nei confronti di questo. Devo dire che dall'indomani della dimissione di Balsamo, da questo punto di vista, un percorso in tal senso è stato fatto un po' da tutto il Consiglio Comunale sulle grandi tematiche. Io mi auguro che la città abbia la capacità di individuare le persone serie che hanno realmente a cuore l'interesse della città, che abbiamo questo, abbiamo il problema dei tributi, l'ospedale. Abbiamo il problema dell'ospedale, abbiamo il trasporto, abbiamo, guardate, abbiamo, e chiudo, la problematica delle ferrovie. Una volta col collega Carità ci siamo pizzicati, scherzando ovviamente, sulla problematica delle ferrovie. Ebbene, una serie di interventi sono stati fatti. Tempo, ne parliamo. Una serie di interventi sono stati fatti. Io devo dire, noi, il Partito Democratico, abbiamo fatto una serie di passaggi con la nostra deputazione, con le ferrovie in ambito regionale e nazionale. Oggi, non dico che merito della politica alicatese, ma quantomeno ne abbiamo parlato e abbiamo lanciato un sasso. Oggi si sbloccano 35 milioni di euro per sistemare la tratta Canicattì, Comiso. Un primo lotto fino a Gela sarà fatta tutta nuova come armamento, una seconda parte in modo più veloce. Ci permetterà di arrivare al nostro aeroporto, che è quello infatti, di Comiso. Quello più vicino è quello di Comiso. Piero Ripellino, il Tre Sorgenti viene visto come l'ultimo brandello effettivamente Guarda, di acqua pubblica. Ti posso dire che posso fare anche la storia della Tre Sorgenti, perché da qualche decennio a questa parte, ma io dico, io, la passata, quando ci fu la passata amministrazione, gli ex attuali amministratori criticavano questa Tre Sorgenti come se era un garrazzone che veniva a costare somme sose al comune delegato. Oggi con mia soddisfazione vado a capire che quelle persone si sono ricredute a dire che non era un carrozzone, ma oggi la Tre Sorgenti è una cosa utile. Dico, parlo quando ci fu la vecchia amministrazione, nella vecchia amministrazione Graggi, ci fu quando si costituì il nuovo, per chi ci segue, avevano fatto il Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione ci fu una grande critica dagli oppositori di allora, perché era un corruzione, mi accostava. Ma stiamo parlando di Amministrazione Graggi? Amministrazione Graggi, e ti dico, c'erano allora oppositori, perché l'amministrazione Graggi gli dicevano di andare a chiudere, tra quale l'ex sindaco Balsamo e altre persone, e l'attuale. E ci sono giornali che hanno scritto, ci sono state pubblicazioni. Ci sono, perché l'amministrazione il Platamone, Rinascenti, ebbero a dire. Platamone, Rinascenti. No, dico, io sto parlando, tu non c'eri allora, quindi erano cose. Come io sono stata amministrazione a documentare. Parlo di quando c'era l'amministrazione Graci. Amministrazione Graci. Sto facendo la storia. E allora, ma tu non ti riscaldare quando parli. No, io non mi riscaldo, siccome le cose li dobbiamo chiamare per nome e per cognome. E le sto dicendo per nome e cognome. Stai dicendo la vecchia, l'amministrazione. Io ho tenuto a precisare amministrazione Graci e mi ha risposto. Amministrazione Graci e amministrazione Balsamo. Mi pare che sono due cose completamente... Allora, io con molta educazione ti ho sentita anche su determinate... Io ho fatto una domanda perché volevo precisare. Perché dall'altro lato abbiamo le persone che sentono amministrazione Graci e Balsamo. Mi pare che non hanno... Io ti sto dicendo, siccome allora, quando si insediò l'amministrazione Graci, io non ero parte attiva nell'amministrazione, anzi eravamo all'opposizione, a quell'amministrazione si criticò fortemente, aspramente, da persone che poi sono diventate sindaci delegate e ex allora consigliere comunale dell'amministrazione che nel Consiglio Comunale, quando ci fu l'amministrazione, che criticavano fortemente che la Tre Sorgenti era un garrozzone e quindi non dovevano scioglierla allora. Poi si sono ricreduti che non era più un garrozzone oggi e quindi è una risorsa, mi capisci? Questo no, io sto parlando della storia. Ti sto parlando della storia, oggi va a punto e a capo. No, e l'hanno a capire prima del punto, non c'entra niente. Stiamo parlando amministrazione Graci, non Balsamo. Ti sto dicendo che... perché ho capito, ho fatto finta di non capire. No, dobbiamo capire, la gente dall'altro lato deve capire. Ci sono stiamo parlando amministrazione Graci o amministrazione Balsamo? Ti ho detto l'amministrazione... Allora, c'erano allora nel Consiglio Comunale... Di amministrazione Graci? Persone dell'opposizione, che erano all'opposizione... Perfetto. Chiedevano a Graci
credevano all'allora sindaco Gracchi di andare a sciogliere il terzo soggetto. Oggi queste persone si sono ricredute, non sei tu perché tu non giri, quindi è inutile che non sto toccando la tua persona. Quindi ci sono no, e quindi non si tratta di io voglio capire. Quando non io non mi riscaldo, io voglio capire. Io voglio capire. E allora se non vi accavallate, non parlate di non vuol capire. Quando uno non vuol capire, non dice di non capire. Dico, io non sto parlando. Allora, io se dico che non capisco, non capisco. E allora io, siccome non detto, capisco, siccome quella cosa l'ho detto in determinate lingue, l'ho detto in più lingue, e l'ho detto ligatese, politichese, l'ho detto. Ora, l'inglese, quando mi sto praticando, visto che dicono che non so parlare, lo zio non so parlare. No, penso che stasera. No, no, scusa, era una battuta. E allora, oggi si sono ricreduti. Quant'è ancora? La terza gente sta diventando, è diventata una risorsa. Noi sempre, tant'è che ci sono varie interrogazioni che feci allora quando c'era l'amministrazione Biondi, quando l'allora condotta si è andata a rompere, che non portava più, non bombava acqua sull'Icata, parliamo della sconfitta a scendere. E noi con una serie di interrogazioni sono state fatte una serie di assaggi per portare l'acqua di nuovo all'Icata, però di allora in poi l'acqua non arrivò più alle carte. Chi ne ha usufruito della terza sorgente è stata Palma di Montechiaro. Palma di Montechiaro a tutt'oggi ha l'acqua della terza sorgente, quindi ha tutto il dovere e quell'interesse di avere l'acqua della terza sorgente. Noi l'interesse nostro qual è? Siccome le carte ha il 29% di quote, l'interesse qual è? Quello di andare a riprenderci, se si deve andare a sciogliere, se questo ente si deve andare a sciogliere, l'interesse qual è? Visto che già siamo allo stato di scioglimento di questa... Prima non di pagare il debito. Prima non pagare il debito e più andare a riscuotere quelle somme che sono nel 29%. Quindi poi è un respiro che il Comune delicato andrà a prendere. Questo era un concetto, perché io parto da lontano, non era una fatta di critica. Anche io mi ricredo nelle cose. Dico, e allora questo era il mio concetto. Io posso partire dall'allora Saito, quello che fece Giovanni Saito per la terza sorgente. Puoi parlare da maggio 2013 ad oggi. Da giugno 2013 ad oggi. Io posso parlare da giugno 1994 ad oggi, e quindi ti dico, posso fare la storia di determinate cose. E lì ho fatto la storia della terza sorgente, come a che punto siamo arrivati, perché per molte persone nel 2003-2004 mi sembra, 2000, quando c'è l'amministrazione, quella allora era una zona e si doveva chiudere. Se si chiudeva allora, oggi non fossimo nelle condizioni di dire all'acqua della terza sorgente ci interessa o non ci interessa. Questo era il mio concetto. Prego. Questo era il mio concetto, la risposta di quello che ti dico. Oggi dico la terza sorgente c'è, poco fa il consigliere Sica ha detto tutto sulla terza sorgente. Noi sulla terza sorgente purtroppo ci sono delle leggi, delle norme che non possiamo andare a travalicare. Non possiamo travalicare. Sì, scusa, sì, va bene, ci sono dei tempi, però me le devi dare quello, lo so, però dico, la terza sorgente per noi è stata sempre, come detto poco fa, è un'acqua che avremmo potuto sfruttare ed è stata quell'acqua che hanno ottenuto i nostri padri quando facevano politica per portarla alle quattro, quando allora c'era la sete, però ce la siamo fatta fregare. Allora, non voglio fare innervosire il consigliere. No, io mi sono per fare innervosire però, a mia. Dobbiamo ricordare una cosa, purtroppo lo devo contraddire. Ci sono giornali, media che parlano allora. Poi li vedremo questi giornali, però che io ricordo, aiutatemi ragazzi, tu Francia aiutami perché facevi parte della maggioranza. Se non ricordo male, l'amministrazione Balsamo, è stato proprio l'avvocato Balsamo, che noi non avevamo, non so, ci fu una riunione dove lì proprio quel giorno, noi non l'Icata non era rappresentata da nessuno. E quel giorno poi è stato eletto l'ingegnere Ortega in una riunione che c'è stata, non mi ricordo dove è stato, ad Agrigento. No, quello lato, l'SRR. Perfetto, e quindi diciamo che è una confusione, però... L'avvocato Balsamo non ha mai, l'amministrazione Balsamo non ha mai, non l'ha mai ritenuta un carrozzone la tre sorgenti. Ora, prima ti parlo. Ti ho fatto una cronoscalata, una cronistoria. Quello non è che ho detto, ho fatto una... Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. L'ultima parte sarà più breve. Ultima parte della nostra trasmissione sarà, per forza di cose, più breve. Chiudiamo il discorso sul tre sorgenti andando a sentire l'intervista realizzata con il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato.
Sindaco, novità per quanto riguarda la gestione e per quanto riguarda tutto l'iter sull'acqua pubblica, quali sono queste novità? Allora, le novità sono queste. Innanzitutto ieri doveva esserci la consegna degli impianti e della rete del Tre Sorgenti a Girgenti Acque e non c'è stata. E quindi siamo qui sul fronte a tener duro. Seconda questione, l'altra novità che non gradisco molto, non condivido perché per me Gaetano Moscato merita veramente il plauso per l'impegno profuso assieme a questo consiglio di amministrazione che siamo riusciti ad eleggere nel novembre del 2013, che hanno veramente riportato nei binari della legalità e dell'efficienza, diciamo, per quanto sia possibile definirla tale, il Tre Sorgenti, il consorzio Tre Sorgenti di Canicattì. Io li devo ringraziare perché ormai è quasi un miracolo trovare amministratori che in un ambito dove si pagavano, ripeto, parcelle scandalose di 180.000 euro ridurle a 5.000 euro significa che veramente ci troviamo di fronte a persone pulite senza ombra di dubbio, che contrastano con impegno, mettendoci il petto in prima persona al contrasto alla corruzione. E quindi sapere che Gaetano Moscato, di fronte a dei sindaci che avrebbero dovuto avere il coraggio di assumersi le responsabilità per difendere le proprie comunità e andare a revocare quella delibera del 17 di dicembre, perché sanno che in Sicilia vige la legge 2/2016, invece ci incischiano ancora con dubbi inspiegabili e quindi lasciano sulle spalle di questi tre commissari le responsabilità di contrastare una Sicilia strana che da una parte difende i propri interessi quale può essere Girgenti Acque e dall'altra è incomprensibile come è l'atteggiamento del dirigente del Dipartimento dell'Energia e delle Acque che è nominato da Crocetta governatore di questa Sicilia, che ha voluto la legge 2/2013, che in pratica autorizza gli enti a mantenere la gestione dell'acqua pubblica, invece questo dirigente diffida a dire consegnate ai privati. Bene, in tutta questa atmosfera i sindaci, invece che dar forza e difendere i diritti dei propri concittadini, sapendo che consegnare l'acqua a Girgenti significa far aumentare scandalosamente i costi di gestione, consegnare gli impianti del Tre Sorgenti significa regalare l'acqua a un soggetto che poi invece ai nostri concittadini gliela fa pagare, insomma significa portare dei vantaggi a un privato, i sindaci non se ne assumono responsabilità e la lasciano sulle spalle di questi tre eroi che sono i consiglieri del consorzio Tre Sorgenti. Ebbene, ha ragione Gaetano Moscato a arrabbiarsi e dimettersi, però io dico, il senso civico vuole che le persone per bene in pratica servono in questa terra e non devono fare un passo indietro e nessuno di noi ha il diritto di lasciare ai nostri figli i problemi risolti se noi li possiamo affrontare. Perciò prego Gaetano Moscato a fare un passo indietro e a ritornare a revocare le proprie dimissioni presentate. Quindi sindaco, lei non è assolutamente d'accordo con queste dimissioni da parte di Gaetano Moscato? Assolutamente no, perché Gaetano non può prestare il fianco a chi di fatto vuole sconfiggere questo fronte, non se lo può permettere. Chiudiamo l'ampia parentesi che abbiamo dedicato alla Tre Sorgenti, siamo al rush finale, 2 minuti a testa prima dei saluti per i nostri ospiti, apriamo il discorso legato alla viabilità. L'altro ieri a Gela è stata presentata, sono stati presentati i lavori di ammodernamento della linea, come anticipava poco fa Enzo Sica, che da Canicattì collegherà quindi il comprensorio e anche Licata con l'aeroporto degli Iblei di Comiso. Insomma, Francesco Carità, sicuramente un risultato importante. Sì, è un risultato importante a cui penso di avere contribuito insieme al mio gruppo in maniera sostanziale. Io ricordo che durante l'amministrazione di cui facevamo parte come maggioranza si era iniziato un tavolo tecnico, un dialogo e ricordo che era stato fatto nell'aula consiliare dove erano venuti i rappresentanti di Trenitalia, i rappresentanti anche delle società
delle ferrovie, delle società di trasporti su gomma, e tutto parte ovviamente dalla necessità di collegare Licata a Comiso. Io ricordo in tempi non sospetti, quando nessuno parlava di questa necessità del collegamento ferroviario, che in un consiglio comunale relativamente all'aeroporto di Agrigento, in cui in massa il consiglio comunale ovviamente si dichiarò contrario, io feci una dichiarazione di capigruppo, come nella qualità appunto di capogruppo, in cui ravvisavo la necessità appunto di potenziare questo collegamento con Comiso. E ricordo che con una delegazione, ai tempi eravamo nella qualità di capogruppo del Domani, il Presidente del Consiglio, il Vice Sindaco e il Vice Presidente del Consiglio Comunale Aurelio Urso, andammo e riuscimmo ad ottenere un incontro con Lo Bosco alla sede regionale appunto, in cui gettammo le basi proprio per questo potenziamento, in cui non solo avevamo programmato un tavolo tecnico per il potenziamento della linea ferrata e quindi dell'aspetto del trasporto, ma anche delle infrastrutture, perché ricordiamo, ed è un esempio l'incendio che c'è stato nei primi alla giorni stazione di gennaio, che è proprio una carenza della cura delle infrastrutture, rientra in un quadro di degrado complessivo che fin dall'inizio noi abbiamo cercato di osteggiare, e cercando di gettare le basi per un potenziamento non solo dei collegamenti in sé per sé, ma anche delle infrastrutture e di tutto ciò che rende più piacevole, rende più confortevole un possibile viaggio da Licata verso Comiso, non solo in termini di durata che si andrebbero a ridurre notevolmente, per cui necessiterebbero semplicemente 45 minuti per arrivare da Licata, ma anche renderlo più confortevole e più dignitoso ad un paese ovviamente civile. Anna Triglia, ricadute importanti anche naturalmente in termini turistici, parliamoci chiaro, lo diceva anche ieri Lo Bosco, lo diceva anche il presidente Crocetta, è importante collegare Licata con Comiso per avere un aeroporto vicino. Sì, sicuramente. Io non voglio, visto che i minuti sono pochi, posso soltanto confermare quello che ha detto il consigliere Carità, perché questa è stata un'idea dell'amministrazione Balsamo, perché sin dall'inizio credeva proprio nel turismo e ha cercato di dare un di valorizzare le nostre, perché e mi ricordo ai tempi si parlò il consigliere Ripellino ride purtroppo, no, è così, no. Si parlava di questo aeroporto da fare, che si doveva fare ad Agrigento, dove noi cercavamo invece di potenziare l'aeroporto di Comiso, e quindi avendo una ferrovia adeguata non aveva nessun senso andare a creare un aeroporto su Agrigento. E tu sì che la deputazione regionale del PD fu interessata anche da vicino per quanto riguarda il discorso di questo potenziamento che adesso è diventato realtà, la presentazione dell'altro ieri nell'aula consigliere di Genova. Sì, innanzitutto dico l'aeroporto non era quello di Agrigento, ma era l'aeroporto di Licata, e quindi noi abbiamo fatto una battaglia, eccetera. Dimenticano però furbamente i miei colleghi che tutto nasce da una volontà politica lanciata anche dal PD, che permise un incontro con l'allora amministrazione, con l'onorevole Pippo Di Giacomo a Licata su quel tema, e nasce abbondantemente prima della problematica aeroporto e della problematica, della conferenza di servizi con gli altri organismi. E da là, devo dire, poi in modo corretto, nell'interesse del territorio, ognuno di noi con tutte le proprie forze ci ha messo del proprio. Noi abbiamo messo in campo la nostra deputazione a tutti i livelli, abbiamo avuto i contatti con Trenitalia e con le ferrovie, sia in ambito regionale a Palermo sia in ambito nazionale a Roma. Ci venne riferito che vi erano dei fondi dormienti da diverso tempo. Oggi apprendiamo che quei fondi disponibili sono circa 35 milioni di euro, e quello è l'investimento. In cosa consiste l'investimento? Perché anche quello l'ho seguito con una certa attenzione. Significa il rifacimento di tutta la linea ferroviaria da Canicattì fino a Gela, significa tutto l'armamento, il binario, tutta la base, l'addolcimento di alcune curve che permetterà quindi ai treni di andare in modo più veloce, e nel tratto poi da Gela a Comiso soltanto alcune parti saranno migliorate ovviamente anche le gallerie.
il treno utilizzato, mi riferiscono dalle ferrovie, tipo un intercity o un qualcosa di similare, che permetterebbe... No, lo chiamano proprio Intercity e permetterebbe nei rettilinei che abbiamo ad esempio nella piana di Licata di raggiungere velocità anche di 160 km orari e portare a circa 45 minuti, 40-45 minuti il tempo di percorrenza Licata-Comiso. Dov'è la bontà? La bontà è quello di avere l'aeroporto a un tiro di schioppo. Quando molti parlano di aeroporto, io dico, ricordo sempre Fiumicino, uso spessissimo per motivi di lavoro, è distante da Roma, Malpensa è distante da Roma, gli aeroporti di una certa entità non sono all'interno di una città, noi ci troveremmo a usare un aeroporto con 40 minuti, con 45 minuti di treno. Ovviamente, e chiudo, l'impegno delle ferrovie non è soltanto sulla tratta ferroviaria, ma anche su tutto ciò che attiene alle ferrovie, quindi dalla stazione abbiamo avuto, non l'abbiamo pubblicizzato perché dico noi facciamo la politica del fare, diceva qualcuno, ma quella concreta. E interessandoci e parlando con i signori delle ferrovie ci hanno detto che la stazione a brevissimo sarà ripresa e rimessa sostanzialmente in funzione e i lavori dovrebbero durare circa 6 mesi, i lavori di ammodernamento della rete tutta in 2 lotti divisi, il primo tratto fino a Gela e il secondo fino a Comiso. Pino Ripadino, per rilacciarsi a quel discorso che facevamo prima dell'interesse della città, qualsiasi parte vengano questi risultati. Io ne faccio un applauso perché tutti ci siamo impegnati a far sì che la rete ferroviaria si facesse, però questo è un primo passaggio. Io quello che farò è quello, farò le altre pressioni, quella di andare a rivedere la rete statale, la famosa Siracusa-Gela, dove perché non possiamo parlare solo di te, perché siamo le persone quello che si deve andare a fare è cercare con forza di andare a spronare come si è spronata l'amministrazione regionale a far sì che si andasse a rifare la rete ferroviaria, si vada a spronare a far sì che si dia pure un bungolo per riprendere quella di andare a rifare le strade che portano a Comiso e quindi agevolare anche gli automezzi, perché noi sappiamo che anche il treno che già c'è, ma quello che dobbiamo fare ora con tanto interesse è quello di andare a far rivedere quali sono anche le strade che collegano Licata sia con Palermo, con i vari aeroporti sia di Catania, sì, di Palermo. Quello che andare a vedere, perché non c'è solo la ferrovia, ci sono anche c'è anche la rete viaria. Io sono già questo l'abbiamo ottenuto, ora cercheremo e dobbiamo spronare con forza tutti i partiti, perché l'Unione fa la forza. Sarà un impegno quello di andare a spronare, perché oggi come oggi noi siamo isolati da tutti, quindi dobbiamo cercare di togliere quell'isolamento e riportare Licata a quello che potrebbe essere. 20 secondi. L'impiego di Eggi, io siccome premo molto sulla nostra deputazione, mi dicono sempre con una battuta, lo dico in dialetto, mi dicono sina camurria, perché io chiedo sempre, su quella noi oggi siamo sull'autostrada, siamo fermi a Scicli, in previsione vi ho un altro lotto, oggi è un problema prettamente finanziario, se vi saranno delle disponibilità, e credo che si stia lavorando in tal senso, l'altro lotto sarebbe Scicli-Gela e quindi saremmo poi pronti a partire con l'altro successivo. Lo stiamo facendo e lo venga riportato, e sarà un impegno, diciamo, da parte di chi sarà, se sono a parte attivo, ci sarà qualche persona mia che sarà in consiglio comunale, perché io non sarò candidato in consiglio comunale, quindi a prescindere. Questo è sicuro, perché ho fatto la mia lunga esperienza, quindi grazie al consigliere Ripadino per essere stato con noi. Grazie, io ringrazio a voi per averci dato questi 2 secondi di interlocuzione con la nostra cittadinanza, quindi ci saranno altri momenti. Io vi auguro una buona serata a tutti e grazie per la grazie per al l'invito. Capogruppo Enzo Sica. Grazie a voi e grazie a tutta la cittadinanza. Grazie ad Anna Triglia di Forza Italia. Grazie a voi. E grazie naturalmente a Francesco Caretta del gruppo Il Domani. Grazie a voi e grazie per averci dato la possibilità di chiarire alcuni aspetti importanti per la vita del nostro paese. Grazie naturalmente a tutti voi che da casa ci avete seguito. Ci rivediamo mercoledì prossimo. Arrivederci.